Oh, per Danza e Danza Video Talk abbiamo qui con noi Philip Kratz. Philip Kratz è un danzatore molto amato di Atri Balletto, la compagnia di danza che rappresenta un po' la punta di diamante della danza contemporanea in Italia, ma è anche da qualche tempo un coreografo che si sta rivelando sempre più interessante. Già premio Danza e Danza come coreografo emergente lo scorso anno, Filippo quest'anno è fra gli autori che firmano il programma del Galà di Balletto con il quale la compagnia del Teatro alla Scala ritorna in scena, anche se virtualmente. Lo spettacolo infatti viene registrato e andrà in onda prossimamente sui canali Rai ed è anche in qualche modo il biglietto da visita, anche se è molto così informale, del nuovo direttore della compagnia Manuel Legris. Philippe è stato infatti invitato proprio dallo stesso Manuel Legris a firmare una coreografia, un passo a tre che si chiama Sentieri e che già a suo tempo Manuel Legris aveva chiesto per il balletto dell'Opera di Vienna da lui diretto. Interessante quindi che un coreografo praticamente esordiente approdi grazie allo sguardo di un direttore attento alle nuove tendenze. È interessante, come dicevo, che arrivi alla prima occasione del balletto della Scala. E quindi adesso chiediamo a Filippo quali sono stati i momenti, appunto l'incontro, quando, come è avvenuto l'incontro con Manuel e come sono stati i vari step che lo hanno portato a questo impegno che ovviamente segna una tappa importante anche per la sua carriera, oltre che per la ripresa, speriamo, del nostro balletto. Manuel Legris l'ho conosciuto a un gala nel luglio del 2015, esatto, luglio 2015 a Pechino, e appunto con questo trio che è un estratto dal mio pezzo Sentieri del 2014, e sì, mi ha invitato di rimontarlo con il balletto dello Staatsoper di Vienna nel 2016, e poi sì, mi ha invitato nuovamente adesso che ha preso la direzione del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Quindi è stato molto bello, ho tre interpreti favolosi all'interno del pezzo, con cui ho avuto veramente un grandissimo piacere di lavorare. E quindi di solito cerco sempre di concentrarmi molto sul lavoro, di badare ad altro, però devo dire che 3 giorni fa, quando per la prima volta hanno portato il trio nella cornice oppure nel palco del Teatro alla Scala, è stato molto emozionante, molto molto. I I danzatori sono Alessandra Vassallo, Cristian Fraggetti e Andrea Risso, veramente tre interpreti fantastici, molto molto bravi, artisti, è stato un grande piacere lavorare con loro. Una delle cose anche che credo sia particolarmente emozionante è il fatto che nella stessa serata apparirà, oltre a una serie di balletti estratti dal grande repertorio dell'Otto e del Novecento, il tuo maestro di riferimento, perché ci sarà anche una coreografia di Mauro Bigonzetti con il quale tu hai lavorato molto quando sei arrivato in Italia per danzare con Atri Balletto. Quindi anche lì ci sono degli elementi emozionali. Che cosa senti? Che cosa provi in questo momento? Onore, mi fa molto piacere essere stato invitato, ovviamente poi anche con sì, tre interpreti così impegnati e così dolci, anche con cui io, cioè, proprio in questo momento storico si è costituito anche uno scambio molto umano, perché sì, tutto il nostro mondo, il mondo della danza è un po' si è fermato e poi si è rifermato e poi si riparte e poi chissà se ci fermiamo ancora, quindi un momento un po' particolare, e avere uno scambio così in questi tempi, proprio di poter mettere insieme uno spettacolo, è stato molto bello. Sì, oltre a quello, ovviamente, è un grandissimo onore fare parte di un gala al Teatro alla Scala, poi di essere invitato da
da Manuel e di poter far vedere un mio trio nella stessa serata con appunto la persona con cui ho iniziato il mio percorso anche ad Arte Baletto, che è Mauro Bimanzetti, e tutto insieme ovviamente una grandissima, un grandissimo piacere. Come ho detto, cerco sempre di concentrarmi veramente su quello che è il lavoro e non badare troppo alle circostanze, anche se in questo caso è difficile. Beh, certo, l'emozione è grande, ma dopo questa prova, che comunque appunto emotivamente è sicuramente intensa, quali sono i tuoi prossimi progetti come coreografo? Quali sono le produzioni che sono pianificate e con quali compagnie? La tappa sarà a fine febbraio. Diego Tortelli ed io costruiamo insieme una serata per l'Arte Baletto per metà compagnia, quindi 6 persone. Quindi questa è la prossima tappa, una produzione che adesso abbiamo iniziato a mettere insieme, a costruire, a fare ricerca insieme alla compagnia. Che appunto debutterà a fine febbraio al Teatro Ristor di Verona. Dopodiché ho una produzione con il Bayerische Staatsballett di Monaco in Baviera, e penso debutterà in questo momento, niente sicuro, come ben sappiamo, però dovrebbe debuttare a giugno del prossimo anno, forse al Prinzregenten Theater lì a Monaco. Quindi ci sono degli step già importanti per la tua carriera di coreografo e quindi non possiamo altro che farti in bocca al lupo, Philippe, e speriamo appunto di poter applaudire dal vivo anche le tue creazioni. A presto!